Dunque abbiamo sentito Egonu da una parte ed ora prova ad avere Camilla Mingardi della Sabavoglia Legnano. Insomma, avete messo in difficoltà le campionesse in carica nel primo set, nel terzo set eravate avanti 10-7, poi si è staccata la spina. No, assolutamente, secondo me il primo set abbiamo disputato proprio una bella pallavolo, punto a punto, siamo riusciti a contenerle e comunque loro hanno un roster veramente importante. Quindi abbiamo sicuramente fatto un buon lavoro, che era quello che abbiamo studiato in settimana. Poi siamo partite bene comunque entrambi gli altri set, poi come dici tu a metà set abbiamo mollato, nel senso che gli abbiamo fatto fare quello che sapevano fare meglio. La cosa nostra importante era cercare di fargli staccare la palla da rete, perché giustamente con la palla in mano sono dei giocatori anche fisicamente molto più dotati di noi, quindi la cosa importante era far staccare la palla da rete, quindi spingere col servizio, e abbiamo diminuito drasticamente. Poi loro sicuramente bravi, perché ci hanno messo molto in difficoltà, hanno fatto il loro, però secondo me in certe circostanze potevamo dare un po' di più. Avete dovuto anche cambiare un po' le angolazioni dei colpi, ti sei un po' intestardita nel terzo set a cercare di eludere il muro di Novara, che dopo 5 muri punto aveva trovato quel break enorme. Insomma, è anche più difficile con queste, contro queste campionesse, trovare i spigoli e gli angoli giusti. No, assolutamente, cioè prima di iniziare la partita ci siamo detti che questa era una partita comunque dovevamo rischiare i colpi, perché chiaramente loro hanno un muro importante e anche dei difensori importanti, quindi sicuramente bisognava andare comunque a cercare gli angoli o comunque tirare forte dove magari c'erano difensori meno forti. Sicuramente nel terzo set siamo tutte un po' calate di intensità e chiaramente quando poi fai fatica a mettere la palla a terra è tutto più difficile, però comunque sono contenta di quello che abbiamo fatto. A Santo Stefano ci sarà un'altra partita importantissima con una Foppa Pedretti che si sta riprendendo, insomma 3-0 nel girone d'andata, la prima in casa, la prima vittoria storica per la Sub Volley, sarà un partitone al Palanord. Sì, sicuramente sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto qua, perché loro chiaramente erano in netta difficoltà all'inizio del campionato, adesso si stanno riprendendo, sono rientrati comunque due giocatori importanti per loro, la Malinov e Silla, che comunque sono giocatori molto importanti e stanno sicuramente risalendo un po' la classifica. Sarà comunque un big match, perché sia per noi che per loro nel traguardo salvezza è una sfida importantissima, quindi penso che sia noi che loro giocheremo veramente per dare tutto. Oggi ha giocato contro Paolo Egonu, che lei è una delle protagoniste in nazionale. Si parla benissimo di te, perché anche tu stai facendo bene qua a Legnano. Insomma, Egonu fa paura. No, assolutamente. Lei fisicamente è molto dotata, salta molto, quindi diciamo che i suoi colpi sicuramente arrivano da un'angolatura differente. Sono sicuramente molto contenta per lei, perché è un giocatore che anche lei sta crescendo molto e i risultati si vedono. Spero anch'io piano piano di arrivare al suo livello. Allora, in bocca al lupo, auguroni, e in bocca al lupo per la partita di Santo Stefano.